seconda sconfitta consecutiva per il Brescia, che dopo il KO di Bari perde anche all'Olimpico di Roma con la Lazio 1-0. Decide un gol di Mauri al 45esimo del primo tempo, la verticalizzazione di Hernanes, Mauri che era bravo a tagliare, Zambelli se lo perdeva in questo taglio, Mauri si presentava solo davanti a Sereni per trafiggerlo. Era stato fino a quel momento un primo tempo tutto sommato equilibrato, Lazio pericolosa con un paio di conclusioni da fuori ben sventate da Sereni, appena prima del gol di Mauri, un'occasionissima per Floccari sulla quale si era salvato Pega. Non un bel Brescia nel primo tempo, meglio invece nella ripresa, un Brescia che ha avuto un paio di occasioni per pareggiare, clamorosa quella di Eder al 14esimo, sulle quale però si è salvato distendendosi a tu per tu Muslera e negando quindi il gol in diagonale a Imagination Movers. Poi c'è stata l'espulsione di Diamanti al 29esimo per somma di ammonizioni e lì è stato veramente il colpo del KO. Lazio in testa alla classifica con 13 punti, Milan-Napoli 11, Chievo-Inter 10, Bari-Brescia a 9 punti, però si sta accorciando sempre di più. Il Brescia in questo momento ha 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.